Sofia Cerio e Davide Vavalà sono tornati insieme. Sono stati paparazzati, forse mano nella mano? C'è un ritorno di fiamma tra Patrizio e Brisida. Paparazzati ad una serata a Milano. Scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome. Benvenuti in questo nuovo nuovissimo appuntamento di TG Talk, il telegiornale più shock del web dedicato al fantastico magico mondo di TikTok. C'è un ritorno di fiamma tra Patrizio e Brisida. Sofia Cerio e Davide Vavalà sono tornati insieme. Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina. Cliccate anche quella per attivare tutte, dico tutte, le notifiche relative a ciò che pubblico tutti i giorni o quasi qui sul mio canale, così da rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash ed ovviamente anche sul fantastico magico mondo di TikTok. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Fabrizio Valerio, ed ovviamente anche su TikTok, dove sono sempre Fabrizio Valerio. Ah, e ricorda, sì, proprio tu che stai guardando questo video, cos'è che ti devi mettere se sei in mezzo a un sacco di gente? Ti devi mettere la mascherina, punto! Ed eccoci qui ragazzi, finalmente dopo giorni, mesi e anni torniamo a parlare dei nostri tanto amati amori tra TikToker. Amati amori, bellissimo. Comunque insomma, veramente dopo tanto tanto tempo finalmente si parla nuovamente di amore. Coppie nuove, coppie che si sono ritrovate e coppie anche shock. Oh mio Dio, sono super emotionated! Partiamo subito col botto. La coppia con la C maiuscola, la nostra coppia del cuore. No, non sono Elisa Maino e Diego Lazzari, ma parleremo anche di loro. Mi è venuto in mente adesso e parleremo anche di loro. Perché? Perché sì, lo decido io, basta. L'altra coppia del nostro cuore è sicuramente quella che si chiama Patrizida. I nostri Patrizida, quindi Patrizio Morellato e Brisida. Sì ragazzi, parliamo ancora una volta di loro. Perché? Perché ci eravamo lasciati con loro due a... non si capiva che cosa. Era la festa di Patrizio, Brisida era lì tra gli invitati, erano successe mille cose e forse qualcuno sperava e pensava in un ritorno di fiamma. Molto bene ragazzi, siamo tutti qua riuniti perché ci sono delle novità. Cos'è? Cosa? Prima però di raccontarvi tutto quello che insomma devo raccontarvi, dobbiamo fare un passo indietro. Ringraziamo gli amici di Webo.it perché in una live in cui parlava Patrizio Morellato hanno scovato delle dichiarazioni shock. In questa live, che adesso guarderemo appunto insieme per un pezzettino, c'è Patrizio Morellato che ci spiega perché inizialmente non si voleva rendere pubblica questa relazione, questa storia d'amore proprio con Brisida. Non c'entra nulla l'hype del quale tutti quanti parlavano, ma ci sarebbero delle motivazioni ben più serie e sicuramente che non hanno nulla a che vedere con l'hype. Guardate. Fino al mese prima che ci siamo lasciati non potevamo dire nulla per motivi, io li chiamo seri, per voi può essere una stronzata, però i genitori non volevano. Nulla contro, cioè c'è chi vuole e chi non vuole. I genitori non volevano che sia la sua relazione, la sua situazione sentimentale venisse esposta così tanto sui social. Mi ha messo paura, sinceramente. Eh no, ho sentito che s'apriva. E quindi noi per tutto quel periodo non potevamo di un c***o, cioè letteralmente non potevamo nulla. Poi vabbè, ci hanno dato l'ok per farlo, però le cose non andavano molto bene, ci siamo pisciati. Beh, con grande sorpresa dobbiamo dire che insomma tutti pensavano all'hype, al voler essere sempre al centro dell'attenzione, sì e no, e in realtà era un altro il motivo per il quale non avevano voluto rendere pubblica dal minuto zero la loro storia d'amore, Patrizio e Brisida. E sinceramente non ci trovo nulla di male, perché i genitori possono avere dei timori anche
se vogliamo e quant'altro, quindi è super capibile questa cosa. Mi auguro ovviamente per il loro futuro che ci pensino però bene bene a tenere privata magari quella che può essere la loro relazione, perché appunto se fai capire delle cose poi no, però non vuoi dirlo, si creano poi delle situazioni molto difficili proprio da gestire, quindi insomma vedremo quello che succederà. Ma adesso arriviamo appunto a quello che io chiamo il momento della svolta, se così possiamo definirlo. Perché dico così? Perché sicuramente in questi ultimi giorni avrete visto tutti quanti, grazie ancora una volta agli amici di web.it, che cosa? Un video veramente shock. Quando dico shock, intendo veramente shock. Io ero lì su Instagram a guardare di qui, di là, di su, di giù, e ad un certo punto mi imbatto in questo video. Un video che ci fa vedere che cosa? Ci fa vedere proprio loro, Patrizio e Brisida, paparazzati ad una serata a Milano. Adesso ragazzi, io non voglio dire, però, due persone che fino a qualche tempo fa sono state insieme, due persone che sicuramente si vogliono ancora bene, perché io non posso credere che loro non si vogliano bene, cioè secondo me ce l'hanno scritto in fronte che si vogliono bene. E secondo me c'è anche un qualcosa di più, vi dirò. Però, insomma, questo è un mio modestissimo parere. Due persone che si tengono per mano, che sono nella stessa discoteca, insieme, bla 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 bla, capite che noi dobbiamo solo e soltanto fare uno più uno che fa due. E due è proprio il numero Patrizio Morellato e Brisida, due persone che stanno insieme e che, insomma, ci stanno riprovando. Questo è quello che penso io, ragazzi, poi non lo so, fatemi sapere voi che ne pensate, perché questo video secondo me parla chiaro, cioè siamo di fronte ad una seconda possibilità che si stanno dando i Patrisida. Sono felice? Certo! Spero tanto che loro tornino insieme, ovvio, cioè non aspettiamo altro qua, insomma, cioè una gioia ogni tanto ci vorrebbe anche. Quindi, e ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare. Già. E se da una parte Patrizio Morellato potrebbe essere ritornato al fianco di Brisida, dall'altra parte in queste ultime settimane c'è una presenza molto presente nella sua vita, perché infatti Patrizio Morellato è sempre sempre più vicino, sempre sempre più amico proprio di lui, Davide Vavalà, l'ex collegiale del Collegio 5. Parleremo poi anche di un'altra roba che insomma adesso non posso spoilerarvi. Fatto sta che Patrizio e Davide in questi ultimi giorni hanno fatto largamente discutere, hanno condiviso più e più volte video, foto, stories e quant'altro in cui si trovano insieme, e diciamo che certi video, certe storie, certe foto sono anche fatte in momenti molto teneri, tant'è che ad un certo punto, di fronte a questa grande alchimia che ci potrebbe essere tra i due, alcune persone qua sui social hanno detto, insomma, uff, wow, che caldo. Il problema qual è? Che il popolo del web, di fronte a questi video che hanno pubblicato insieme, diciamo che c'è stata una spaccatura in due. Da una parte, infatti, abbiamo tutte quelle persone che dicono no, vabbè, Patrizio e Davide, wow, cioè, ragazzi, io qua li scippo, li scippo, li scippo, li scippo, li scippo. Insomma, gente che crede in questo amore tra Patrizio e Davide, non amicizia ragazzi, ma un vero e proprio amore, una vera e propria storia d'amore. E chissà ragazzi, non lo so, cioè adesso sono ancora pochi gli elementi che abbiamo per capire se potrebbe essere una relazione oppure no. Sinceramente, vedendo tutto questo, non credo. Però mai dire mai ragazzi, anzi, cioè, sapete meglio di me che potremmo essere anche molto contenti di coppie LGBT, lo sapete. Detto questo, cosa succede? Succede che dall'altra parte invece, parlando proprio di comunità LGBT, tutto cambia. Tutto cambia perché ad un certo punto Patrizio e Davide vengono accusati di star facendo queer baiting. Per chi non sapesse cosa significa questa parola, questo termine, diciamo che è un'accusa che viene spesso fatta più che altro a ragazzi, secondo me, che
fanno finta di stare insieme, almeno io quello che ho sempre visto e ho sempre sentito è questo. Queste accuse capitano più o meno molto spesso a ragazzi etero che sono su OnlyFans. Ecco, lì di solito su OnlyFans appunto ci sono dei video in cui dei ragazzi che sono palesemente etero fanno finta di essere gay per appunto ampliare il proprio pubblico, per guadagnare soldi, perché ovviamente una persona che si iscrive al tuo canale OnlyFans ti paga, ti dà dei soldi e adesso non voglio dire, però sicuramente gran parte del pubblico è uomo, gran parte del pubblico è omosessuale e sapendo che tu fai contenuti omosessuali, tac, la gente ovviamente si iscrive. Però tu magari non sei omosessuale ma fingi di esserlo e quindi fai queer baiting. Questo è quello che so io, poi sicuramente ci saranno mille sfaccettature. In questo caso credo che questa accusa sia... vabbè, fate finta di stare insieme, di piacervi e quant'altro, solo e soltanto per, non lo so, hype, followers, per farvi seguire, per accalappiarvi l'interesse di persone LGBTQ+. Boh ragazzi, queste sono state le accuse mosse proprio a Davide Vavalà e Patrizio Morellato e, beh, ovviamente loro non sono di certo rimasti in silenzio. A questo proposito, infatti, ci vengono in aiuto i nostri amici di Webbo.it che hanno pubblicato un post, beh, insomma, che ha fatto largamente discutere ed è proprio questo. Patrizio Morellato: volano accuse di queerbaiting per il legame con Davide Vavalà. Alcuni utenti hanno accusato Pat di aver forzato una ship con l'ex collegiale solo per fare hype. Lui replica alle critiche: che accollo, qualsiasi cosa fai, ti puntano il dito contro. E adesso andiamo a leggere quella che è stata la dura replica di Patrizio Morellato, che dice: non posso neanche fare un video con un mio amico nello stesso letto che è queerbaiting. Ora, qualsiasi cosa che fai, ti accusano di 3000 cose diverse. È incredibile. Dall'altra parte, invece, Davide Vavalà è stato molto più sintetico. Credo che nelle sue stories abbia pubblicato uno sfondo nero con scritto "che pesantezza", come a dire, insomma, qualsiasi cosa noi facciamo dobbiamo per forza sempre e comunque essere criticati. Io sinceramente non ci vedo nulla di male in questa amicizia tra Davide e Patrizio, cioè fanno cose secondo me normali, tranquille, cioè, ma anche se fosse, ragazzi, cioè un video di due amici che sì, magari stanno anche nello stesso letto, allora se lo avessero fatto due ragazze non sarebbe stato, cioè non lo so, boh, sti cavoli di tutto quanto e sinceramente chi se ne frega. Adesso però arriviamo al momento che tutti quanti noi stavamo aspettando. Siamo di fronte forse ad un ritorno di fiamma super atteso, forse ancora di più di quello tra i Patrisida. Sì, perché vi do giusto qualche input, qualche indizio. Vi ricordate il Collegio 5? Vi ricordate Bologna? Vi ricordate Dadone il Tenerone? Sì ragazzi, perché parliamo ancora una volta proprio di loro, Davide Vavalà e Sofia Cerio. Stanno di nuovo insieme oppure no? Diciamo che si è ricominciato a parlare di questo ritorno di fiamma tra Davide e Sofia per un video che è stato pubblicato su Webbo.it. Un video che è stato registrato, paparazzato, lì a Bologna, non una città qualsiasi, qualunque, ma la città appunto di Davide Vavalà e Sofia Cerio. Tant'è infatti che credo, forse dopo una festa, dopo un compleanno, non ricordo sinceramente, Davide e Sofia sono stati paparazzati, forse mano nella mano, forse vicini vicini, come si dice, a Paperissima. Sì ragazzi, sono stati paparazzati insieme e diciamo che... boh, nel senso che non abbiamo capito molto bene. Sicuramente queste immagini ci fanno pensare, sì, ad un ritorno di fiamma ed è forse quello che stavamo aspettando. Ma ovviamente i colpi di scena non finiscono qui. Anzi, proprio di fronte a questa paparazzata, diciamo che Davide Vavalà risponde con un bel "che ansia" pubblicato nelle sue stories. Ma ovviamente non è finita qui, ragazzi. Non finisce qui perché? Perché la stessa sera Davide Vavalà pubblica questo selfie, un selfie in cui scrive: fa strano risvegliarsi in questo letto.
e scusatemi, era il giorno dopo, non la stessa sera. E ragazzi, quale letto? Cioè, fa strano svegliarsi in questo letto, quale letto? Perché tutti quanti noi, ovviamente, già sapendo che forse poteva esserci questo ritorno di fiamma con Sofia Cerio, che bello addormentare, risvegliarsi in questo letto, pensiamo ovviamente subito al letto di Sofia Cerio, no? Ovviamente la risposta è no, non è il letto di Sofia Cerio, anzi Davide Vavalà sempre nelle sue stories ci tiene a precisare che sono nel mio letto, di sto passo mi farete impazzire. E vabbè, fino a qua potremmo dire, se sì, vabbè, ma è tutto nella nostra testa, ma che ce frega, ma che, cioè, non sono vere e proprie, come dire, prove, no? Bene, se queste cose non vi bastano, arriviamo ai ferri corti, perché ad un certo punto la nostra Sofia Cerio pubblica una foto nelle sue stories in cui dice i miei anellini nuovi e qualcuno le chiede ma dove li hai comprate? E lei risponde, beh, tutte queste bellissime chicche le potete trovare, indovinate dove? Proprio lì, alle bancarelle di Bologna. E voi direte, sti cavoli delle bancarelle di Bologna e sti cavoli dei tuoi, insomma, di sta roba, no? Che ce frega a noi degli anelli di Sofia Cerio? Avete ragione, potrebbe anche essere una cosa che sti cavoli degli anelli, va bene. Ma dovete sapere che nello stesso giorno, nelle stories di Instagram, Davide Vavalà pubblica questa foto. Una foto in cui dice vivo per comprare anelli e orecchini alle bancarelle. E devo ammettere che sono molto carini, cioè devo andarci anch'io. Se e quando mai andrò a Bologna dovrò sicuramente andare tra le bancarelle perché... E oltretutto, piccola parentesi, qualche giorno fa mi ricordo di aver visto qualche storia pubblicata da Davide Vavalà che andava prestissimo la mattina proprio alle bancarelle lì a Bologna. Quindi ragazzi, bah... Saranno andati insieme a comprare questi bellissimi anellini? Forse se li saranno regalati tra di loro? Chi lo sa, ragazzi? Io lo spero tanto, anche perché Sofia Cerio e Davide Vavalà, coppia prefe di sempre, insieme ad Elisa Maino e Diego Lazzari. Già. E a questo proposito non possiamo non parlare proprio di loro, i nostri di Elisa. Elisa Maino e Diego Lazzari, la loro storia d'amore va avanti a gonfie vele e finalmente possiamo anche leggere qualche, come dire, qualche dedica d'amore pubblicata sui social. Nel frattempo qua è bellissimo, io parlo di amori, di cose e sto cane continua ad abbaiare. Qualche giorno fa, infatti, è stato il compleanno di Diego Lazzari ed ovviamente sui social è impazzato l'amore. Sì, perché Elisa Maino nelle sue stories ha condiviso un sacco di foto in compagnia di Diego e ha scritto Happy Birthday, amore, ma non è finita qui, ragazzi, perché lei scrive anche questo. Ti auguro tutte le cose più belle che il mondo ha da offrirti e ti ringrazio per avermi regalato momenti indimenticabili durante questi ultimi 2 anni. Sei un'anima buona, pura e speciale. Grazie per avermi insegnato che le piccole cose sono le più belle e che per essere davvero felici basta trovare la nostra metà. Tu sei la mia. Auguri, e insomma è veramente una dedica bellissima. Penso che lei abbia condiviso anche un sacco, veramente un sacco di foto in compagnia di Diego. E che dire, follettini e follettine, che dire, dieghisini e dieghisine. Non lo so ragazzi, questa coppia sapete che ha un posto speciale nel mio cuore ed era giusto condividere anche questa bella pagina d'amore che ci ha regalato TikTok Italia, perché Elisa e Diego sono veramente, non lo so, la mia coppia prefe. Adesso però fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di tutte queste notizie shock che riguardano gli amori appunto tra i nostri TikToker, ormai non lo so più dire, tra i nostri TikToker del cuore. Il video può finire qui, spero tanto che vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e qui sotto trovate tutti i miei social dove potete seguirmi. Io Mark vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video. Vero Mark? Vai, saluta. Mark? Vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao.